L'obiettivo è di partire il prima possibile, siccome sono provvedimenti che riguardano milioni di italiani, starà ai tecnici dire quando riusciremo a erogare le prime pensioni, i primi contributi, i primi assegni, il prima possibile, tempi tecnici permettendo. Non lo so, ci stiamo lavorando, non chiedetemi dei numeri, sto badando alla sostanza. Assolutamente ottimista, perché abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere gli impegni presi con gli italiani, ma per dimostrare buonsenso, ragionevolezza, dialogo. Per dialogare bisogna essere in due e quindi spero che a Bruxelles non la tirino ancora lunga. Abbiamo fatto tutto il possibile rispondendo anche agli appelli del mondo produttivo italiano perché non ci fosse infrazione. Però per fare un accordo bisogna essere in due, noi ce l'abbiamo messa tutta, di più veramente non possiamo dare. Ma secondo lei sarà rinviata la procedura di infrazione o no? Se non c'è, non c'è. Non siamo ostaggio di nessuno, siamo un paese libero, c'è un governo democraticamente eletto, c'è un Parlamento in carica, quindi se è sì è sì, se è no è no. Ce lo dicano. Perché? Senta, la legge di bilancio l'approvate prima della fine dell'anno o c'è il rischio di esercizio? Pronti a lavorare anche la notte di Capodanno, non c'è problema, si chiude entro il 31 dicembre a mezzanotte. Cosa lei pensa che De Scalzi dovrebbe dimettersi? Stimo assolutamente De Scalzi, ringrazio De Scalzi e Eni per quello che fanno in Italia e nel mondo. E un sistema paese dovrebbe tutelare le sue aziende migliori. Dico solo questo, non commentando le sentenze.